un nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta che io ho deciso di chiamare Corallo. Per poterla realizzare ho utilizzato il nuovissimo filato dell'Adrian Wool Linea Elastic Bamboo, un filato formato da cotone, bambù elasticizzato. Guardate, 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 è addosso, è veramente leggerissimo, quindi è perfetto per qualsiasi vostra creazione estiva. Per quanto riguarda il quantitativo, vi dico già che io ho utilizzato solamente 250 grammi, quindi 5 gomitoli, ma in realtà del quinto gomitolo me ne è servito veramente poco, quindi 250 grammi vanno benissimo anche per una taglia M, mentre per una taglia LXL vi consiglio 300 grammi. Guardate quanti altri colori ci sono disponibili sul sito, oltre a questi ce ne sono veramente tanti. Io ho utilizzato il codice 21, che è il codice Corallo, però ce ne sono veramente tanti tanti altri. Altra cosa che vi devo dire per quanto riguarda appunto la creazione, semplicissima da realizzare: si parte da sotto, si lavora in tondo e si fanno due giri che vanno sempre ripetuti, mentre quando poi si arriva alla parte di sopra si divide la parte dietro dalla parte avanti e si lavora un unico giro. Io in questo momento, come potete vedere, indosso la canotta che mi scende su una spalla, però posso indossarla anche normalmente in questa maniera, quindi potete indossarla in entrambi i modi e vi assicuro che addosso è fantastica, leggerissima. Detto ciò, spero che decidiate di realizzare anche questo progetto e come sempre poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo un po' al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra canotta io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool Linea Elastic Bamboo, questo bellissimo gomitolo che è un misto tra cotone e bambù e anche poliestere, che gli dà questo effetto elasticizzato. Lavoreremo con l'uncinetto il numero 4 e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 5. Io ho montato, qui vi farò vedere un piccolo campione, 175 catenelle. Questo perché volevo la maglia bella larga, comoda, tipo quasi una maxi maglia. Per questo l'ho fatta molto più larga del solito, e penso che l'abbiate già vista nel video iniziale dove vi presento appunto la maglia. Quindi mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, se la volete morbida, larga come la mia, taglia M andate ad aumentare di almeno, io direi, 6 motivi in più rispetto a me, 12 motivi in una taglia L e anche 18 motivi in più per una taglia XL. Questo per averla appunto bella morbida. Ricordatevi che è elasticizzata, quindi anche se sui fianchi me la vedrete un po' comunque che è attaccata, mettiamola così, ai miei fianchi, in realtà avrete visto dalle foto che comunque è molto molto elastica. Detto ciò, la lavorazione che andiamo a fare è molto semplice. Qui, come vi ho detto, ho un piccolo campione e quindi vi vado a far vedere subito come si realizza. Andiamo a fare le nostre prime 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Rientro dentro la stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo, andando a fare di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 4 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base e si ricomincia da capo. Dobbiamo andare a fare questo quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il successivo. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale che qui aveva il mio primo giro e vado a fare una maglia bassissima. E a questo punto faccio il secondo giro e realizzo 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, e poi vado a fare 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e ricomincio da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Mi raccomando, entrate bene nella maglia alta sottostante, non solo nei 2 primi fili, altrimenti si vede questo forellino che è elasticizzato, quindi entrate bene nella maglia sottostante. Quindi di nuovo 3 catenelle,
vado nella prima delle mie 3 maglie alte, vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Continuo così quindi per tutto il giro. 3 catenelle, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. Terminato anche il secondo giro, vi farò vedere naturalmente come lo andiamo a terminare, andremo a fare poi di nuovo il primo giro. Quindi io vado sempre a fare le mie 3 maglie alte sopra la prima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Devo terminare il mio secondo giro, quindi rientro nella prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, perché noi una maglia alta già l'avevamo fatta, che erano le 3 catenelle iniziali. Quindi poi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso si deve ricominciare a fare il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e in questo caso andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre 3 maglie alte e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte. E continuiamo così per tutto il nostro primo giro, andando sempre a fare 3 maglie alte sopra l'ultima delle nostre 3 maglie alte. Quindi davvero davvero semplicissimi 2 giri. Vi do già un consiglio adesso che continuo a lavorare il giro per farvi vedere come chiuderlo. Segnatevi, quando facciamo il primo giro, le 3 maglie alte devono essere fatte sempre dove abbiamo l'ultima delle 3 maglie alte del giro precedente, mentre quando andiamo a fare il secondo giro, le 3 maglie alte devono essere fatte dove abbiamo la prima delle nostre 3 maglie alte. Vedete, io adesso chiudo il giro, ho fatto le 3 catenelle. Maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle e 3 catenelle di separazione e vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte per andare a fare le mie 3 maglie alte. Quindi ricordatevi solo questo e poi dovete stare attenti, vedete come viene la lavorazione? I nostri ventagli, i nostri gruppi di 3 maglie alte sono alternate ed è bellissimo questo tipo di lavorazione, viene veramente molto particolare. Ricordatevi sempre quindi che dovete alternare, quindi adesso vanno così e così, di qua vanno da quest'altra parte, in modo tale appunto che viene questa lavorazione bella particolare. Io naturalmente adesso vi dirò quante volte ho ripetuto i 2 giri. Altra cosa, se avete bisogno magari di allargare ancora o di andare a stringere perché sul seno la volete un po' più stretta, non la volete così larga come la mia, la cosa più importante da fare questa volta non è cambiare uncinetto, ma aumentare o diminuire le catenelle. Naturalmente se aumentate le catenelle fate la maglia ancora più forata, però è una maglia che io voglio indossare soprattutto quando fa caldissimo, quando vado in spiaggia e quindi oppure se la volete un po' più stretta basta andare a diminuire le catenelle. Quindi da 3 potete passare a 2. Allora, io sono arrivata a poter mettere i miei marcapunti. Ho ripetuto i 2 giri per 23 volte e quindi come lunghezza per me va benissimo. E poi sono andata a contarmi i miei ventaglietti. Io ne ho un totale di Ne ho un totale di 35 e ne sono andate a mettere 18 avanti e 17 dietro. Mi raccomando, quello in più, quindi il gruppo di 3 maglie alte in più, va sempre messo sul davanti perché vi ricordo che davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tira un po' di più. A questo punto possiamo continuare a lavorare, però lavoreremo in giri non più di tondo, ma in giri di andata e ritorno per poter appunto creare il nostro pezzo avanti e pezzo dietro e vi mostro appunto come andare a lavorare. Quindi parto a fare il mio primo giro, come sempre rientro e vado a fare 2 maglie basse, 2 catenelle per fare la mia prima maglia alta, poi rientro e vado a fare altre 2 maglie alte e poi lavoro come ho sempre lavorato, quindi 3 catenelle,
salto, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte. Mi raccomando, entrate bene nella maglia alta sottostante. E continuiamo così a lavorare fino ad arrivare al secondo marcatore. Vi farò vedere appunto come terminare la lavorazione e il giro e come iniziare poi il secondo giro. Quindi davvero semplicissimo. Allora, ho terminato il giro, come vedete ho fatto gli ultimi 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Mi giro con la lavorazione e devo andare a fare il secondo giro. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'ultima delle mie maglie alte. E poi vado a lavorare le 2 catenelle, rientro e vado a fare le altre 2 maglie alte per un totale appunto di 3 maglie alte. 3 catenelle. E si torna a lavorare normalmente, quindi andiamo, abbiamo la terza delle nostre maglie alte, quindi non andiamo più dove abbiamo la prima, ma andiamo dove abbiamo la terza, perché vedete noi dobbiamo sempre sfalzare, quindi andiamo sempre dove abbiamo l'ultima delle nostre 3 maglie alte e andiamo a fare le 3 maglie alte, 3 catenelle, rientriamo dove abbiamo l'ultima delle nostre 3 maglie alte e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come tornare a fare poi il primo giro. Sto per terminare il secondo giro. Questa volta vado dove ho l'ultima maglia alta. Vedete, qui abbiamo dovuto fare le maglie bassissime per poter andare dove abbiamo la terza maglia alta in modo che sotto venga comunque sfalzato. Ma per finire da questa parte dobbiamo andare a fare le ultime 3 maglie alte dove abbiamo le 3 maglie alte. Ci riesco a entrare nell'ultima, sì, e quindi andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Una, 2 e 3, perché abbiamo sfalzato. Adesso ci giriamo con la lavorazione e come potete vedere dobbiamo tornare a sfalzare, quindi in questo caso andiamo a fare delle maglie bassissime per ritrovarci dove abbiamo la nostra terza maglia alta. E in questo caso possiamo tornare a fare le nostre 3 maglie alte, quindi le catenelle, si rientra e andiamo a fare altre 2 maglie alte e di nuovo andiamo a fare le 3 catenelle e si ritorna a fare sempre nella terza maglia alta le nostre 3 maglie alte. Quindi la lavorazione del giro non cambia, andremo sempre a fare in qualsiasi giro siamo, sempre la terza, ma le 3 maglie alte sulla terza maglia alta del giro precedente. Ma a inizio e fine giro dobbiamo stare attente seguendo la nostra sfalzatura. Vedete, io adesso qui finirò di nuovo il giro andando a fare sempre 3 maglie alte nell'ultima delle nostre 3 maglie alte, mentre ricomincerò il giro dovendo fare delle maglie bassissime per arrivare alla terza maglia alta e iniziare a fare 3 maglie alte. Quindi noterete che alla fine il giro è sempre questo, è un giro che va ripetuto. Si fanno sempre per iniziare le 2 nelle maglie bassissime e le 3 maglie alte e si terminano con le 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Quindi alla fine in realtà è un giro che va sempre ripetuto. Si inizia con le maglie bassissime e le 3 maglie alte sopra la terza delle 3 maglie alte. Si termina con le 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta e si fa questo giro, quindi alla fine noi diremo che è un solo giro fino ad arrivare ad altezza delle spalle. Ricordatevi sempre, per vedere che state facendo bene, di avere sfalzate le vostre maglie, i vostri gruppi di 3 maglie alte. La lavorazione dobbiamo sempre andare a fare le 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta del gruppo di 3. Quindi capite, spero di essere spiegata bene, un giro che va sempre ripetuto. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro e poi come andrò a fare la stessa cosa anche dietro. Dunque, io ho ripetuto il giro per 14 volte sia avanti che dietro in modo tale da avere uno scalfo non troppo grande. Alla fine sono andata a cucire poi dalla dietro avanti per 8 centimetri che corrispondono a 4 dei miei ventagli sia a destra che a sinistra. Guardate quanto è carina come si fa qui il bordino dello scalfo, lo adoro. Quindi possiamo dire che anche questa creazione è terminata.